just a static electricity. It's us moving to the stand. Your lips are all I need. Open the music comes around. E ciao ragazzi, bentornati su Dado Gamer 87. Ci eravamo lasciati con Age of Empire. Siamo arrivati all'era feudale molto velocemente, tra l'altro. E penso che comunque si possa, all'inizio insomma, si sviluppi il villaggio in maniera molto molto veloce. Per chi non ha visto il primo video, lo potete trovare in descrizione. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace a questo video e condividetelo con i vostri amici, importantissimo. E fate iscrivere anche loro, così cresciamo tutti insieme. Age of Empire 4 è un gioco che è storico, per chi lo conosce, chi ci ha giocato insomma, sa che parliamo di anni addietro. La grafica adesso, come potete vedere, è cambiata tantissimo rispetto al primo Age of Empire. E, insomma, niente da dire, gioco di tutto rispetto. Se volete lo trovate su Steam, insomma, lo potete acquistare, o su Instagaming. C'ho tra l'altro il codice io di referenza, quindi se volete lo potete usare. Detto ciò, ragazzi, è sempre in descrizione, eh? Attivate la campanella per non perdere neanche un nuovo video e ci siamo. Andiamo con il nostro villaggio. Un piccolo recap, ricapitoliamo praticamente cosa è successo. Siamo partiti solo con questa struttura. Abbiamo costruito, raccogliendo le bacche, il mulino. Poi dopo le bacche ci siamo messi a raccogliere la legna, che stiamo praticamente deforestando tutto il villaggio, tutta la zona qua adiacente al villaggio. E abbiamo costruito questa, che è la falegnameria. Dopodiché abbiamo costruito anche le case, perché abbiamo fatto nascere dei nuovi coloni, quindi nelle nuove persone che ci aiutano nella nostra impresa. Siamo andati con gli esploratori a trovare verso qua, ora ve lo faccio vedere se lo trovo, il giacimento d'oro. Qua c'è un recinto che non mi piace, va bene, lo vediamo dopo. Allora, abbiamo trovato, dove caspitina è? Eccolo qua, abbiamo trovato il giacimento d'oro con gli esploratori. Abbiamo mandato delle truppe a la popolazione, ecco, delle persone a raccogliere minerale, quindi oro, ferro, penso. Ferro ancora, in realtà ci manca la roccia. Fatto ciò, poi ci ha fatto passare, ci ha fatto costruire questo, che è un luogo storico, che si chiama Abbazia dei Re, e ci ha fatto passare all'era feudale. Passato all'era feudale, dobbiamo costruire degli alloggiamenti per i lancieri. Quindi dobbiamo prendere qualche persona che è dormiente, tipo questi due, yes sir, yes. E andiamo a costruire gli alloggiamenti per i lancieri, che li facciamo vicino all'abbazia del re. Si possono ruotare? Sinistro? Col destro l'annulla. Col sinistro, e se io volessi ruotare questa cosa, non mi piace questo lato. Vabbè, facciamo qua. Quanti ne dobbiamo fare? Uno basta. Nel frattempo le risorse stanno aumentando in maniera esponenziale. Io l'ho costruita, però mi sa sopra la strada. Lo vediamo a termine della struttura. Insomma, più o meno. Io la posso spostare? Una volta costruiti degli alloggiamenti, la città poteva avere un esercito permanente. Delle semplici unità di fanteria armate di lance erano una scelta comune per queste milizie. Ok, facciamole, dai, facciamone 5 così per cominciare. Che cos'è questa cosa che succede? Elimina punto di adunata inglesi. Cioè, io non posso spostarla una volta costruita, ci sarà il modo di farlo, perché non è possibile. Intanto i lancieri stanno arrivando. Qua se faccio così non fa niente, qua se faccio così fa questo strano effetto. Boh. Ah, 10 ne devo fare lancieri. Ok, allora abbiamo fatti 5. Altri 5, vabbè, 6, 5. Faccio così, 5. 1, 2, 3, 4.
4, 5, le due persone qua che sono dormenti. Facciamo fare un altro mobile. Non penso sprecare. No, sprechiamo risorse. Invece, le falegnamerie. Gli abitanti del villaggio possono visitare legname presso questa costruzione. Ospita tecnologie per migliorare la raccolta di legname. Però penso che, insomma, passi solo una. Ci sono i miglioramenti? Dov'è la falegnameria qua? Se faccio così io la posso migliorare? No. Che ho costruzione economica. Comunque, abbiamo fatto gli alloggi, abbiamo fatto. Aveva una milizia e poteva tentare di reclamare le terre perse nell'invasione. Abbiamo sviluppato la nostra milizia, mo dobbiamo. Eccoli qua. Verso nord con una robusta palizzata. Eccola la palizzata. Se le lance fossero poco utili contro queste mura, la milizia poté bruciare questi ostacoli con delle torce. Distruggi la palizzata, là. Intanto tu puoi tornare indietro. E a voi. Ma guarda che sono carini come camminano tutti in schiera. Ma ci è passato in mezzo. 2, 4, 6, allora 3, 6, 9, 10, ok. Quindi dobbiamo andare qua. Premi CTRL più 1 per creare un gruppo di controllo con le unità selezionate. CTRL più 1. Ok. Quindi io clicco qua. E loro arrivano. Guarda, corrono questi. Alzano pure la polvere. Wow. E mo? Per attaccare la palizzata, azioni dei tuoi lancieri e fai clic sul pulsante destro sulla palizzata. Ok. Consiglio, fate doppio clic col pulsante sinistro sul lanciere per selezionare tutte le unità uguali sullo schermo. Ok. Easy. Ma noi perché dobbiamo andare a disturbare quelli a fianco se ancora non abbiamo niente, neanche le mura per proteggerci? Vabbè. Allora, impara a usare lancieri. Obiettivo completato, ok. Avendo liberato la strada, la milizia ora poteva reclamare le terre a nord. Dobbiamo andare a nord. Attacca l'accampamento della cavalleria nemica. I lancieri dovettero fare i conti con una singola sentinella. Ehi. Attaccala. Ok. Avanzando aggressivamente, la milizia eliminò la sentinella nemica. Hanno uccise 20, tipo. Eccoli, e poi ci sono le altre milizie. Avevano un piccolo accampamento di cavalleria a guardia della strada. Ma ce lo prendiamo noi. I risultati del cavallo nemici. Ma secondo me questi ci rompono il culetto. Ma vediamo. Sembrano molto più robusti di quelli. Quelli nostri. Qualcuno muore. Però ce la stiamo facendo. Ma non è morto nessuno, guarda, stanno distruggendo tutto. Le lance furono molto efficaci contro la cavalleria, permettendo alla milizia di avere la meglio. Tutto ciò che restava da fare era distruggere le scuderie degli invasori. Ah, le scuderie sono queste, ok. Distruggi, distruggi. Li scappano, guarda. L'accampamento di cavalleria degli invasori fu distrutto, ma più avanti erano ancora presenti altre postazioni nemiche. Degli arcieri ostili erano a difesa del campo successivo, e ciò sarebbe stato uno svantaggio per i lancieri. Ok.
Attacco al cammello degli arcieri nemici. Nuovo obiettivo. Sì, ma se mi hai detto Il ora ora. Ok. villaggio aveva bisogno di una propria cavalleria per affrontare questo problema e quindi doveva costruire delle scuderie. Per Ok. dispiegare rapidamente quella cavalleria, la città aveva bisogno di costruire le scuderie vicino al fronte. Ok, quindi visto ci siamo presi noi questo villaggio. Costruisci due scuderie. Hai dei nuovi abitanti del Fortunatamente, villaggio. alcuni abitanti amichevoli uscirono dai loro nascondigli per dare una mano. Ok, eccoli qua. Costruiamo la scuderia. Vai, ricostruiamola dopo averla distrutta. Ma io questi li posso curare? Come faccio a curarli? Guarigione. Oh. Guardale. Distruggono il villaggio. Scuderia, punto detonato. Vabbè, dobbiamo fare così. Non ci sbrighiamo più. Deve distruggere tutto e ricostruirlo, va bene. Non si sa perché. Però facciamolo. Scuderia, facciamo un'altra scuderia. Facciamo qua. Mentre loro qua si divertono, voi fate le scuderie. Che forse era meglio farlo a fianco. Guarda, distruggono pure i campi. La città poteva ora schierare dei propri soldati a cavallo. Facciamo una delle fattorie qua. Facciamo un mulino. Facciamo delle case. Facciamo una falegnameria. Ci sono gli alberi. Più o meno, insomma. Stati fermo. Allora, questo che cosa? Questo è nemico, quindi prendiamo i nostri amici per fargli distruggere anche quello. Cos'è questo? Mulino. Ah, ma è finito il mulino. Qua ancora ne mancano, sono un po' più lenti. Allora, andiamo a distruggere quest'altro accampamento con gli arcieri. Dopodiché, nel frattempo, noi possiamo fare qua qualche altro lanciere. Dove si facevano qua? Questi sono gli abitanti, qua ci sono gli esploratori, ce l'abbiamo. No, i lancieri si fanno qua. Facciamo, boh. Ah, ho bisogno delle case sicuramente, non c'è spazio, per questo non li fanno. Ok, allora costruiamo qualche casa. Voi già avete distrutto la foresta, costruitemi le case per favore. Casa 6, 1. Facciamo tutte le casette a schiera. Bravi, ma le strade le posso costruire io? Non c'è un modo per costruire questa, perché così, vedi? Cioè, io questa come la posso spostare, sta cosa? Sarà un modo. Cancella, no?
Punta la donata no, io la voglio spostare. Come la sposto? Ma questo gira la mappa. Ormai sono abituato a guardarla un attimo. Così, lasciala così per il momento. Questo che cos'è? Modifica lampo attacco. Che significa? Ah, ok. Ora la città aveva una cavalleria leggera rapida, abile nel prendere di mira i bersagli più lenti, come gli arcieri. Va bene, e che succede qua? Eccolo qua il villaggio. Andiamo a prendere le nostre truppe, che sono tutte queste. Tutte 25, sì. Facciamo tutte 25. E tutte 25 andiamo a distruggere. Guardali. Adunata. Che bello. Mi piace. Yes sir, let's go. Qua c'è il ponte. Qua noi non abbiamo niente, ponti, cose. Loro qua ponti, costruzioni. Allora dobbiamo attaccare a tutti questi molto velocemente. Let's go. Distruggi il mondo. Ancora non ho perso neanche una truppa. Ok, distruggete tutto. La cavalleria eliminò gli acciari nemici. E poi distruggere l'area di tiro con l'arco. Tutto, tutto distruggiamo. E ci facciamo pure noi gli arcieri. Facciamo un bel esercito completo. Panti, arcieri e cavalieri. Peccato che qua non è come... C'era un gioco... Sempre tipo il Jove Empire, che era... Gli invasori e il loro accampamento vennero distrutti. Rimaneva un'ultima posizione nemica, fortificata con palizzate e difesa da lancieri. Ok, c'è l'accampamento alla fanteria. E... Per eliminare quel bersaglio, la città aveva bisogno di arcieri con arco lungo. Per prima cosa, si dovevano costruire aree di tiro con l'arco nella zona riconquistata dagli invasori. E mo rifacciamo. Stavo dicendo, no, era un gioco dove praticamente tu avevi... Ancora una volta, alcuni abitanti amichevoli offrirono il loro aiuto. Dove avevi praticamente a disposizione anche gli dei, Age of Mythology, si chiamano. Molto molto figo quel gioco. Voi ragazzi, distruggete tutto. Ho perso due truppe, ho perso. Ma noi ora le andiamo a prendere di nuovo. Ce l'abbiamo qua. Guarda. Opla. Portiamoli insieme a tutti gli altri. Tutti qua. I regni cadranno, è certo. Costruite. Che è successo? Non capisco. Che cosa gli manca? Perché non lo fanno? Allora, intanto tu te ne devi andare da qua, perché non c'entri niente. E tu te ne devi andare pure. Avanti, in tre. Quanti devo costruire? Tre aree dedicate al tiro con l'arco. E costruiamo le tre aree, ecco, dedicate al tiro con l'arco. Costruiamo tutte vicine. E poi l'ultimo attacco lo facciamo nel prossimo video, perché già è un po' che il registro diventa troppo lungo. Facciamo tutte queste, tutte di fila. Mi piace.
Vediamo nel frattempo se hanno finito le case qua. Le hanno fatte tutte. Ok, 52 abitanti su 110. Ne possiamo fare anche qualche altro abitante. Preparate le aree di tiro con l'arco. La città poteva ora aggiungere arcieri con arco lungo alle sue forze. 15. E facciamo le nostre truppe. Eccole qua. Allora, arcieri, quando ne dobbiamo fare? 20 arcieri. Al massimo 13, per quale motivo? Ora vediamo perché. Qua ci sono 11 persone e non fanno niente. Allora, queste sono... quante sono? 4. Li mettiamo a fare legna. Poi ce ne sono altre 9 che non fanno... ah vabbè, queste sono le truppe, ok. Qua c'è un altro che dormeggia. Altre 3 che dormeggiano. Li facciamo costruire qua la falegnameria. E poi gli facciamo prendere un altro po' di legno pure qua, che serve sempre. Chissà se si potrà pescare. Va bene ragazzi, allora io vi saluto per questo video, che è diventato altrimenti troppo lungo. Andiamo a fare l'ultimo attacco alla fanteria nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perdete neanche uno dei miei video. Lasciate un bel mi piace, condividetelo con gli amici. Dato come è tutto per questo episodio, ci vediamo nel terzo episodio di Age of Empires 4. Se non l'avete ancora acquistato, lo potete acquistare su Steam, su Instagaming, ci sono i miei codici di referenza sotto nella descrizione, insieme a tutti i miei social. E detto ciò ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!